Lei che per secoli è stata comoda comoda tra le sue quattro mura, che ne sarebbe a te nelle vostre mani? Forse la tua anima non è abbastanza evoluta per capire come stanno veramente le cose, oppure non hai conosciuto le donne giuste. Donne dell'antichità nell'anfiteatro romano di Arezzo, Ipazia e Aspasia, la nuova rassegna teatrale estiva con visite guidate, incontri e presentazioni è organizzata grazie alla sinergia tra il Polo Museale della Toscana e il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo Mecenate, il Rotary Club Arezzo Est, la Compagnia Teatrale Arcosofica e Munus. La rassegna, preceduta da un primo incontro il 21 giugno, si inaugura il 29 alle 21.30 con lo spettacolo Ipazia, Amore Male, dedicato all'affascinante e bellissima matematica filosofa del V secolo d.C., crudelmente assassinata dall'intolleranza religiosa. Si prosegue il 5 e il 6 luglio alle 21.30 con l'adattamento teatrale del romanzo Aspasia, Lei guardava spesso il mare, in cui rivivono le straordinarie vicende di Aspasia di Mileto, la donna che fu per 20 anni compagna e consigliera del grande statista ateniese Pericle. Aspasia, Lei guarda spesso il mare è diretto da Alessandro Boncompagni, l'adattamento teatrale dell'omonimo romanzo breve scritto da 7 donne, autrici e amiche, accomunate dalla passione per la scrittura e per l'antica Grecia. È una grande storia d'amore, dedicata, ispirata alla figura di questa donna straordinaria dell'antichità, poco conosciuta devo dire, ma che ha avuto un ruolo fondamentale nell'età d'oro di Pericle. Si parla dell'età, del periodo ateniese più splendente. Accanto, come dicono, a ogni grande uomo c'è una grande donna. In questo caso è la nostra Aspasia, che è la protagonista di questo spettacolo che andrà in onda proprio all'Anfiteatro Romano, in costumi dell'epoca che la nostra costumista Patrizia Galletti faticosamente e con grande pazienza ha realizzato proprio per questo spettacolo, e con le musiche originali scritte da un giovane compositore romano che è Davide Parola. Quindi ci sono degli elementi interessanti per questa tragedia, come l'hai definita tu, contemporanea. Devo dire che è profondamente emozionante, è una grande soddisfazione, perché vedere una cosa che è nata così, quasi per caso, diventare un'impresa, perché come diceva prima Alessandro Boncompagni, 21 persone, 21 donne, altri 5 uomini, poi tutto quello che il lavoro che c'è stato dietro, la Compagnia Teatrale Arcosofica, che veramente ha, per questo noi le ringraziamo tutti quanti, ha creato e ci ha dato la possibilità di farlo, è veramente, non so, una cosa grandissima. Mi emoziona anche solo al pensiero, quindi non vedo l'ora che tutti quanti mettano in atto quello che poi insomma il pubblico spero recepirà nel modo più bello e più grande, come lo è stato per noi. La tua opinione sarà per noi molto importante. Arrivi giusto nel momento per dirci cosa,